del Senato della Repubblica e sulla Web TV del Senato. Il programma dei lavori odierno reca le audizioni informali in ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge numero 2530 e connessi violenza domestica. Ricordo che le audizioni si svolgono in modalità videoconferenza con la partecipazione da remoto degli auditi e anche di alcuni senatori. Con il consenso preventivo pervenuto dagli auditi alla trasmissione audiovisiva dell'audizione e alla sua eventuale registrazione, do la parola al dottor Davide Stasi, autore blogger, analista sociale. Prego, dottor Stasi. Buongiorno a tutti i senatori e tutte le senatrici, un ringraziamento per questo invito. Vorrei focalizzare la mia analisi delle proposte di legge in esame non tanto sui dispositivi quanto sulle loro premesse, importanti perché oltre a essere tendenzialmente comuni e trasversali a tutti i testi analizzati, spiegano quello che ritengo sia un elemento fondamentale del processo legislativo, ovvero l'individuazione della ratio, cioè delle ragioni che rendono necessario legiferare su una materia specifica, quelle che consentono di rispondere alla domanda: una legge del genere è davvero necessaria? Il mio parere è che un intervento legislativo di questo tipo non abbia alcuna ratio. Lo si nota già dalla terminologia usata. Tutte le proposte si intitolano infatti alla difesa di un genere soltanto, quello femminile, salvo poi nelle premesse, nell'articolato, parlare di violenza di genere. Se non che grammaticalmente e concettualmente, la violenza di genere è quella perpetrata da un genere, quale che sia, verso l'altro. Un'apparente contraddizione, in realtà un espediente per non incappare in una censura per incostituzionalità di fronte all'articolo 3 della Costituzione. Non c'è tempo però per parlare dell'imbarazzante tara incostituzionale di molte parti di queste proposte di legge. Dunque torniamo sulla loro assenza di fondatezza, quella che secondo me è un'assenza di fondatezza, come emerge dai molti utili dati presenti nella premessa del DDL 2530. Mi sono permesso di utilizzare quelle stesse cifre e di riorganizzarle in uno schema comparativo. Nella tabella che ho preparato è possibile seguire l'andamento dei circa 70.000 procedimenti annui per le maggiori fattispecie di reato negli ultimi 3 anni e salta agli occhi come il 50% delle denunce finisca in archiviazione e soltanto il 4-5% in condanna. Percentuali sempre uguali negli ultimi 10 anni, come rilevabile dal portale Violenza Donne dell'Istat. Percentuali che dovrebbero interrogare il legislatore sul motivo per cui l'amministrazione giudiziaria da anni verifichi fattualmente come consistente soltanto un 4-5% delle denunce. La cronaca da un lato e gli esperti del settore dall'altro aiutano a trovare una spiegazione per quanto considerata eretica a questo divario. L'enorme differenziale tra denunce e condanne è ascrivibile al fenomeno delle false accuse o accuse strumentali. Io e i miei collaboratori raccogliamo da anni le numerose notizie di assoluzioni di uomini accusati di violenza di genere. Sono già 188 quest'anno e 341 l'anno scorso, soltanto, lo ripeto, tra quelle notiziate dai media. A sostenere la tesi del dilagare delle false accuse sono però anche soggetti ben più importanti di me e dei miei collaboratori. Mi riferisco ad autorevoli operatrici di giustizia, procuratrici, periti legali, avvocatesse, tutte donne, che nel 2011 hanno depositato, peraltro proprio in Senato, un documento in merito. Cito dallo stesso: è appurato che le versioni fornite dalle presunte vittime sono gonfiate ad arte. Solo in 2 casi su 10 si tratta di maltrattamenti veri, il resto sono querele enfatizzate e usate come ricatto nei confronti dei mariti durante la separazione. Parole del sostituto procuratore del Tribunale di Bergamo, dottoressa Carmen Pugliese. Era vero nel 2011 e non è più vero oggi? Non ne sono convinto, specie alla luce dei numeri che abbiamo appena visto. Credo che il legislatore dovrebbe andare a fondo di anomalie di questo tipo. Scoprirebbe facilmente, ad esempio, che un intervento legislativo efficacemente preventivo di una grossa porzione di violenza di genere sarebbe quello di garantire la piena e rigorosa e magari ampliata applicazione della legge 54 del 2006 su separazione e affidi, rigorosa applicazione che non viene fatta dai tribunali italiani da ormai 16 anni. Niente di tutto questo si ritrova però nei disegni di legge qui analizzati, che piuttosto sembrano voler affermare a forza la sussistenza in Italia di un'emergenza legata alla violenza maschile contro le donne. Dico a forza perché soltanto con una forzatura possono considerarsi emergenza casistiche che portano alla condanna tra i 2.000 e i 3.000 uomini ogni anno, da più di 10 anni, su un totale di 25 milioni di uomini. Dico a forza perché non posso dire altrimenti nel momento in cui nel testo di una proposta di legge del Senato, e mi riferisco alla 2530, vedo una tabella come questa.
che mostra come i colpevoli siano in costante calo nel corso degli anni, il tutto però viene fatto seguire dalla sconcertante frase alla luce dei dati riportati che evidenziano un trend in aumento dei cosiddetti reati spia. Di fronte a forzature del genere, mi chiedo con apprensione se la nuova tendenza delle istituzioni non sia quella di sovvertire la realtà, come ha già dimostrato di voler fare, ad esempio, la Presidente del Senato, onorevole Casellati, che in occasione dell'ultima festa del lavoro ha dichiarato che la maggior parte dei morti sul lavoro in Italia è di sesso femminile, ad onta di quell'oltre 95%, più di 1000 uomini, che muoiono sul lavoro ogni anno. Insomma, i casi sono due: o queste proposte di legge mirano ad applicarsi a un contesto di fiction, oppure vogliono rappresentare una realtà emergenziale che, ferma restando la condanna di ogni violenza, in realtà emergenza non è. Forzature di questo genere sono presenti in tutti i disegni di legge analizzati, che non mancano di cercare una legittimazione in strumenti come la debolissima Convenzione di Istanbul o in vecchie indagini campionarie Istat, radicalmente smentite da ricerche dell'Unione Europea, che assegnano all'Italia gli ultimi posti per incidenza di violenza maschile sulle donne, con un quart'ultimo posto nella fattispecie omicidi, in generale e in particolare con vittime donne. Dell'ovvia condanna per ogni omicidio è un dato di cui andiamo orgogliosi. Invece no, nessun orgoglio, vi è l'emergenza di costruire un'emergenza. Il grave è che questo tentativo viene fatto in un set di proposte di legge che potrebbero forse avere una qualche efficacia in Lettonia, in Finlandia o in Messico, dove il tasso di violenza contro le donne è davvero emergenziale. In Italia tali disposizioni non hanno una ratio, non hanno fondamenta. Un palazzo senza fondamenta crolla, una legge senza fondamenta che genera disastri. Il disastro conseguente all'entrata in vigore di disposizioni di questo tipo è evidente. Esse, con il pretesto della prevenzione, esigono infatti il maggior numero possibile di uomini, specie se padri, in carcere o sottoposti a una qualche sanzione che ne certifichi la colpevolezza prima che lo faccia il giudice preposto. La 2530 lo dice esplicitamente, con disinvolta impudenza, e cito: sul numero di condanne sarà opportuno verificare un loro eventuale aumento in ragione degli strumenti investigativi di nuovo conio. Più che una disposizione di legge, suona come un'istigazione istituzionale alla persecuzione giudiziaria di ogni cittadino di sesso maschile. Manca solo l'obbligo per tutti i maschi eterosessuali del paese di appuntarsi sul bavero le lettere scarlatte MT di maschio tossico. Quel quadro sarebbe completo. In conclusione, in assenza di reali condizioni emergenziali in presenza di un fenomeno falso accusatorio dilagante, norme come queste innescano soltanto una caccia all'uomo sistematica e a norma di legge, in un'ottica manettara che dura già da troppo tempo e che andrebbe interrotta, non ulteriormente alimentata. Norme come queste significano anche il totale intasamento di procure e tribunali, come già accaduto dopo l'approvazione del cosiddetto Codice Rosso. Ma soprattutto significano, ed è questa la mia ipotesi finale sulla ratio di queste norme, un aumento del numero dei casi che verranno registrati come critici, in modo da giustificare l'aumento dei già enormi trasferimenti di risorse pubbliche ad associazioni prive di ogni vincolo di trasparenza o rendicontazione come i centri antiviolenza e i centri per uomini maltrattanti, non a caso entrambi citati con ampiezza in tutte le proposte di legge, con una reiterazione che a mio parere si dedica soltanto alle clientele o ai gruppi di influenza da compiacere. Concludo. Questo è il meno. C'è uno spartiacque ben riconoscibile tra la politica che si preoccupa razionalmente della realtà e del futuro dei cittadini e quella che si preoccupa della propria rielezione. Proposte di legge come queste rendono soltanto più evidente quello spartiacque, che a mio avviso risulta più grave è l'impianto ideologico che impregna le proposte fino nelle loro falde più profonde. Quell'idea per cui gli uomini in Italia, senza distinzione, specie se padri, sono per loro stessa natura violenti e abusanti, orchi, organizzati per perseguitare e opprimere concertatamente tutto intero l'odiato genere femminile che dal canto suo, in quanto tale, è intrinsecamente vittima incolpevole. Un teorema ideologico banalizzante, manicheo e settario, una fiction. Niente di più. L'approvazione di queste norme nel portare benefici per qualche accolita porterebbe confusione e frustrazione nell'amministrazione della giustizia e disastri irreparabili nelle potenzialità relazionali di donne e uomini, con questi ultimi costantemente sottoposti a una minaccia incombente sulla base di una colpevolezza preconcetta che però non li riguarda, di un'emergenza studiata a tavolino e di un falsato senso della realtà. Grazie per il vostro ascolto.